Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video vedremo qual era la stella del nord ai tempi degli antichi greci e romani e gli eventi più importanti di questa notte. Oggi è mercoledì 15 aprile 2020, terzo giorno della sedicesima settimana, 106esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.954. Oggi il Sole nella costellazione dei Pesci passerà al meridiano alle 13.14 e dopo 13 ore 29 minuti trascorsi con noi tramonterà alle 19.59. Al tramonto del Sole, sempre bella splendente e alta a mezzo cielo in direzione ovest, c'è Venere che appare muoversi giorno dopo giorno nella costellazione del Toro. Nel frattempo la costellazione dell'Ariete, attraversata da questo pianeta lo scorso mese, è sempre più bassa sull'orizzonte al tramonto. Nelle prossime settimane verrà attraversata dal Sole, che in questi giorni si trova nella limitrofa costellazione dei Pesci. La notte astronomica comincerà alle 21.46. Nel video di ieri abbiamo visto qual era la stella polare per gli antichi egizi. Oggi andremo alla scoperta della stella del nord degli antichi greci e romani. Non è facile stabilire una data rappresentativa di queste due grandi civiltà durate secoli. Per semplicità e comodità useremo come riferimento l'anno 500 a.C. per gli antichi greci e l'anno 0 per gli antichi romani. Allora, bene, cominciamo. Ci trasferiamo ad Atene oggi, dove in direzione nord vediamo l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore e la costellazione del Drago. Per vedere qual è la stella polare, facciamo scorrere velocemente il tempo. La polare è lì quasi ferma, mentre le altre stelle appaiono compiere un giro tondo attorno a lei. In realtà siamo noi che ruotiamo attorno al nostro asse di rotazione. Adesso facciamo un salto nel passato di circa 2500 anni. Restando sempre ad Atene, ci catapultiamo nel 500 a.C. Le stelle in cielo erano disposte praticamente come oggi e anche se all'epoca non erano ancora state identificate tutte le costellazioni moderne, comunque le utilizzeremo per orientarci più facilmente. Vediamo sempre le due orse e il drago. Ma tra tutte queste stelle, qual era la stella del nord? Facciamo ancora scorrere velocemente il tempo e vediamo. Beh, sicuramente la nostra polare si muove e anche Tuban, la stella del nord degli egizi. Sembra che i greci antichi non avessero una stella che indicasse in modo preciso il polo nord celeste. La stella più prossima al nord era Kokab, la seconda per luminosità nella costellazione dell'Orsa Minore, ma comunque distante circa 10 gradi, cioè un pugno a braccio teso. E per gli antichi romani? Per scoprirlo, facciamo questo viaggio temporale verso la Roma dell'anno zero. Beh, anche qui le cose non erano molto diverse rispetto all'antica Grecia, sia perché le stelle erano fondamentalmente allo stesso posto, sia perché anche durante l'epoca romana non c'era una stella brillante vicino al nord celeste. Come avrete già capito, dal 500 a.C. all'anno 0, il polo nord celeste ha continuato la sua migrazione dovuta alla precessione degli equinozi, ma senza incappare in stelle brillanti. Quindi gli antichi romani, come i greci, dovevano usare qualche espediente per rintracciare il polo nord. Ma allora, quando si dice che la stella polare è stata usata dai naviganti per orientarsi in mare, è vero? Sì, può essere stata usata per orientarsi, ma solo negli ultimi secoli. Nei millenni passati, come abbiamo visto, quella che chiamiamo polare non era la stella più vicina al polo nord e anzi per millenni non c'è stata una stella particolarmente brillante che potesse essere usata come riferimento. Nei prossimi video vedremo altre curiosità sugli effetti della precessione degli equinozi e l'approccio che sto seguendo è più pratico che teorico, ma fondamentalmente l'astronomia, come la scienza in generale, è molto concreta e parte dall'osservazione del mondo. Ora torniamo ai giorni nostri perché stasera la Luna nella fase calante sorgerà alle 3.55 nella costellazione del Capricorno.
La notte astronomica del 16 aprile finirà alle 4:41, donandoci un crepuscolo del mattino in compagnia della congiunzione tra la Luna e Marte. Domattina potremo sfruttare questa bella congiunzione perché la Luna sarà un ottimo punto di riferimento per scovare facilmente il pianeta rosso che in questo periodo, oltre ad allontanarsi dai due giganti del Sistema Solare, sta guadagnando sempre più luminosità. Infatti, un'ora, tre quarti d'ora prima dell'alba, in direzione sud-est, si vede una falce di Luna più piccola dei giorni scorsi, a circa 15 gradi dall'orizzonte. Sopra di lei, leggermente a sinistra, a circa 2 gradi, cioè la distanza che copre un pollice a braccio teso, c'è il nostro caro Marte. Nel video di ieri abbiamo visto Giove in alto a destra del nostro satellite a breve distanza. Domattina invece lo vedremo in tutta la sua bellezza abbondantemente lontano dalla Luna a circa 15 gradi, cioè le corna a braccio teso per intenderci. Il Sole sorgerà alle 6:28, la Luna passerà al meridiano alle 8:36 illuminata al 37% e tramonterà in pieno giorno alle 13:22. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.